interrompiamo questo bel momento con i lettori, mi chiedono le dediche agli scrittori che... È il momento che gli scrittori aspettano da sempre, insomma, o come dire, dal momento in cui arrivano a Pontevivo attendono di firmare dediche e autografi. Un attimo che ci metto un altro paio d'occhiali che figura me. Metto. Bravo, così. Allora chiedo gli ultimi 5 minuti di attenzione, scusatemi, gli ultimi 5 minuti, poi abbiamo terminato ufficialmente, dopo vi lasciamo. Allora, è il terzo giallo questo. Ok, un attimo solo. Allora, adesso ci sono le dediche, però terminata questa. Le richieste? No, c'è anche le richieste, se i programmi radiofonici non finiscono mai. Dediche, richieste, poi Andrea Capocampi canta per voi, canta pure per voi. Però firma e canta per voi. Allora, faccio fatica a gestirvi, un attimo solo, grazie, un attimo, grazie. Allora, adesso chiamo appena Andrea Capocampi ha terminato. I tre protagonisti della serata al centro della sala, ci mancherebbe. Perché questo è il momento che viene anticipato. C'è il fan, il lettore fan. C'è il lettore fan che mi sta scompaginando la scaletta. Andrea Nizzi, aiutami tu, vieni al centro della sala. Signori, un applauso per Andrea Nizzi, grazie. Andrea Nizzi, il patrone, il titolare dei 12 monaci, con la sua generosità inventiva insieme a Letizia, pardon. Letizia che è splendida come sempre, però ti promuoviamo sempre, però penso che ti faccia piacere, ti ha promosso a pieni voti, ha detto straordinario questo fish and chips rivisitato alla maniera della bassa e alla maniera di Andrea Nizzi. Tutto il menù è stato secondo me di altissimo livello, non abbiamo mangiato carne, abbiamo bevuto alto grazie a Claudio Ricci, abbiamo mangiato benissimo e bevuto benissimo grazie anche alla vostra generosità, grazie Andrea Nizzi, grazie Letizia, grazie mille per quello che fate per Mangia Come Scrivi, grazie ancora, grazie. E grazie anche al personale di sala dei 12 monaci, grazie. Stasera da sola, però ho trovato tanto, grazie. E di solito c'è anche il cugino Geremia, ma stasera l'abbiamo messo a riposo, c'è rimasta lei che ha lavorato sempre divinamente, grazie. Allora, mentre Andrea, come dire, azzanna l'ultima porzione di zuppa inglese. No, se ne è rimasta ancora una porzione, la prendo volentieri. Ah, ma la zuppa inglese.